Georges de la Tour a Milano, Palazzo Marino, fino all'8 di gennaio. Due straordinari dipinti del Louvre saranno in mostra gratuitamente per tutti i cittadini milanesi e per tutti coloro che si troveranno in città. Georges de la Tour, pittore lorenese del 1600, a molti noto come il Caravaggio francese. Un pittore straordinario, il pittore della luce. La sua immensa, straordinaria capacità di fondere il caravaggismo d'Oltralpe con la tradizione fiamminga lo rende un pittore unico, sia nei soggetti diurni, ma soprattutto nei soggetti notturni che esponiamo quest'anno qui a Milano. Il San Giuseppe Falegname è uno dei dipinti più straordinari di Georges de la Tour. Conservato al Louvre, quest'opera ha un'iconografia abbastanza rara. Un Gesù bambino di fronte a suo padre illumina la scena della falegnameria. È una iconografia che interessa un'età del bambino Gesù molto rara, quella tra i 5, 6, 7 anni. Una iconografia di una parte della vita di Gesù poco curata anche dalle Sacre Scritture. Al contrario di Caravaggio, Georges de la Tour ragiona delle scene molto intime, immobili, molto introspettive. Non cerca la drammaticità della scena come farà il pittore lombardo. Le fonti di luce sono interne, al contrario del Merisi che ragionerà sempre scene colpite da forti fasci di luce che dall'esterno entrano obliquamente nella scena dipinta. L'adorazione dei pastori di Georges de la Tour è un'opera a cui sono ispirati molti pittori contemporanei. Questa meravigliosa scena naturalistica riproduce un gruppo di persone che si radunano intorno ad un meraviglioso bambino appena nato. San Giuseppe e la Madonna si fronteggiano, una meravigliosa luce di candela sorretta da Giuseppe illumina la scena rendendo il bambino trascendentale. Questo avviene attraverso un meraviglioso escamotage di tipo pittorico che Georges de la Tour conosce bene. Con la mano sinistra scherma a noi che siamo gli osservatori il riverbero della candela, riportando la luce sulla scena e rendendo così il bimbo luminosissimo e portatore di luce. Questa mostra curata da Daniela Storti e da me ha lo scopo di portare qui a Milano due opere poco note, ma di un pittore assolutamente straordinario. In un allestimento che permetterà a loro di essere degli oggetti unici, il pubblico potrà vedere un pittore assolutamente commovente, uno dei più grandi pittori della luce di tutta la storia dell'arte.